Beh, penso sia davvero arrivato il momento. California Games 2, sviluppato nel 1990 da quei simpaticoni di Epix. Ok, è l'ennesima volta che li nomino, quindi penso abbiate il diritto di conoscerli. Ebbene sì, siamo tornati con i nostri papponi storici! Fondata da Jim Collini e John Freeman nel 1978 come Automated Simulations. Epix viene particolarmente ricordata per delle chicche come California Games, Winter Games o Barbie per il Commodore 64, dei piccoli capolavori. Nel 1989 Epix deve dichiarare bancarotta. Nel 2006 vengono acquistati da System 3 con lo scopo di realizzare nuove versioni dei grandi titoli Epix per PSP, DS e Wii. Senza contare che sono una massa di drogati, alcolizzati, pezzi di merda con il naso ancora sporco di cocaina. Quindi, California Games 2. Io ho la cartuccia versione americana, quindi dovremmo giocarla con un adattatore, ma non penso sia un problema. Questa musica. A differenza del suo predecessore che aveva 6 discipline, questo ne ha solamente 5. Perciò andiamo in modalità prova e proviamole, oddio sto per dirlo, tutte, una alla volta. Oh, dovevano usare per forza la stessa musica del suo predecessore? Non so come sentirmi a riguardo. Non so se essere felice e farmi trasportare dalla nostalgia o se andare in cucina e cercare di farmi la barba con una grattugia per il formaggio in alluminio. Prepare to cut hair, dude. Yo. Ah, ok, potevano farla un po' più facile. È un deltaplano. Ma cosa Marimma Sugara Suina Maiala fumettista norvegese nana sta succedendo alla prospettiva? Primo piano? Ok. Secondo piano? Ok. Terzo piano? Uguale al secondo piano. Beh, indovina un po'. Non è ok. È cambiata la luce, ma a noi non interesserà, vero? Bravo. Tutti hanno di caratteri, dei lineamenti simil realistici, sembrano quasi persone vere, tranne il cugino di Johnny Bravo là in primo piano. Wow, come si fa? Come si gioca? Tutorial, dove sei? Merda, no. Non ho neanche realizzato in che gioco ero. Ah, complimenti per la musica, non mi ha scoraggiato per niente. You splashed out, dude. Ok, proviamo a seguire i suggerimenti di Mahmood là in alto a destra. Ehi, hai parlato finora? Mi servi? Mahmood? No, yes, way. Oh, grazie. Fanculo, come? Dovrò riprendere quota in qualche modo, dovrò tenere quota in qualche modo. No, cazzo di nuovo! Dweeb. Ehi genio, dweeb non è una parola vera! Ho controllato, non esiste! Da quale speciale natalizio di Star Wars l'hai rubato? No, grazie, ho già mangiato. Ah, pervertito? Com'è chiamato mia madre? Mio Dio,
Ma il jet surfing non è quello sport fighissimo dove c'è la tavola con il motore a propulsione e aumenti la velocità con la manopola e gli amanti del surf lo odiano, ma comunque è fighissimo perché cioè ti muovi con una tavola da surf a motore come in Crash Bandicoot 2? Wow, questo gioco guardava veramente avanti nel futuro. Ah no, moto d'acqua. Con quale indifferenza ho detto moto d'acqua? Cioè, le moto d'acqua sono fighissime. Sarebbe stato canzissimo questo minigioco se non mi avessero illuso con quella cosa del jet surfing. Ehi, sembra proprio F-Zero per il Super Nintendo. In slow motion e immerso nel miele. Sarebbe stato anche carino se fosse capito dove bisogna andare e cosa bisogna fare. Ci sono delle boe, ma nessun limite di gioco, niente che ti riporta in pista, nessuna freccia o indicazione su dove andare. Ti incastri in una boa, quando ti scastri vai fuori pista e quando rientri non sai in che direzione devi andare. Perciò continui a girare a vuoto, intorno come un coglione finché il cronometro non smette di girare. Ah, a proposito del cronometro, guardate. Oh, sì, è utile un orologio del genere. Non sono stati in grado di animare un cronometro vero, quindi ne hanno messo uno che faceva le pizze. Comodo. Ehi, che ne sono? Le 2, 4, 6, 8, 10! Prossimo. Snowboarding? Sul serio. Ok. Perché c'è lo snowboarding in California Games? Ok, non chiamatemi ignorante. So che in California ci sono le montagne, so che sono innevate e ci sono addirittura gare e concorsi con lo snowboarding. Ma sapete, quando penso... Io, povero italiano, quando penso alle coste della California immagino sabbia calda. Immagino erba verde, immagino liceali in pantaloncini che corrono facendo ballare le tette a rallenti sulla spiaggia. Immagino mare, onde, surfisti, di certo non del fottuto snowboarding. Snowboarding! Ehi, salve, ha bisogno di una mano, come non detto, arrivederci! Povero, dai, fermati a aiutarlo. Mi fa pena. Oh, incontrollabile. Bisognerebbe saltare al momento giusto ed atterrare in piedi. Ma indovinate un po', i controlli funzionano? Come? Esatto, quando se la sentono. E quando se la sentono, mai, perché sono pigri, non se la sentono. E tu cadi. Ah, cazzo, merda. Cazzo, merda. Merda! Madonna ragazzi! Vaffanculo! Bogus. Sai, dopo Dweeb, penso che Bogus non sia... Sai cosa? Lascia perdere. Avanti il prossimo. Surf o bodyboarding. Ok. Finalmente un gioco California Inside. Purtroppo stesso problema di prima. Non so come si gioca. Ho fatto tanti tentativi. Tanti tentativi. So che bisogna bisogna avvicinarsi all'onda e poi girare su se stessi e tornare indietro il più tardi possibile, cercando anche di evitare che l'onda vi prenda, ok? Ma almeno in California Games 1
Lo provavi una volta, lo provavi due volte, lo provavi tre volte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prima o poi capivi come funzionava. Qui. Qui no. No, niente, mi dispiace, non riesco a capire. No, no. Sono stupido. I programmatori hanno usato le unghie dei mignoli dei piedi sbattute su un VIC 20 per programmare questa merda. Skateboarding. Un altro minigioco, California Inside. Oh mio Dio, cosa succede con la grafica? Siamo passati da una bella grafica, una decente grafica, una grafica colorata, a uno di quei giochi che le girelle regalavano negli anni 90. Quei giochi per PC, sai, aiuta Girello a salvare il villaggio di nativi americani. Orribile. Il trucco sta nel tenere premuta una direzione all'infinito farmando migliaia di punti gratuitamente. Mi si incrociano gli occhi. E dopo Dweeb. E dopo Bogus. Ai caramba. Ai caramba. Ah, allora non eri arabo, scusa. Eri un messicano. Ti voglio morto comunque. Quindi, California Games 2. Davvero così brutto? Non proprio. Certo, ha i suoi difetti, ha le sue parti basse, ma è comunque un party game godibile. Sia da solo che con gli amici. Ma poi era diverso prima, quando ti compravano un gioco per un anno con quel gioco e ti attaccavi al cazzo. Beh, ma cazzo, dov'è? Oh mio Dio, di nuovo. Fermo, non sai cosa so fare. Ho fatto di peggio. Oh, sì. Oh no, di nuovo. Prima California Games, poi The Adventure of Boy Billy, e adesso tu. Ma cosa? Di nuovo tu. Ma vedo che stavolta sta dalla parte giusta. Andiamo California Games, sconfiggiamo questo sporco cazzone come solo noi possiamo farlo. Non fai tanto lo sbruffone. In questi mesi ho combattuto roba molto peggiore di te. Noioso, vero, se ti chiamo Madonna ragazzi, che sacco di merda!
abbiamo. Nintendo Power. Avrai qualche giochino ganzo da farmi vedere? Andiamo, torna qui. Tanto ci ho messo a fare un'incollatura che sembrasse un picchiaduro a scorrimento. Oh, tutte le onde energetiche, il doppiaggio, la voce, i copyright. Oh. Vaffanculo. Oh, brutto. Oh, dai! Ok, sacco di merda. Stavolta l'hai combinata dannatamente, maledettamente, fottutamente, strafottutissimamente grossa. Preparati ad incontrare il peggiore dei Power Up. Non il Power Glove, non quel sacco di merda del PlayStation Glove, ma Frankie Retron, incazzato come una bestia. Sacco di merda! No, cazzo! Morire? Non ho tempo per morire, intendo... Guardatevi intorno! Cioè... Guarda tutti questi cazzoni, sono bellissimi! Ho tonnellate di lavoro, ho anni davanti a me! Cioè, sono tutti così... fighi! Tu sei bellissimo! Tu sei bellissimo! Fantastico, spettacolare, fighissimo, treni, persino The Adventure of Biobilly è fantastico, è bellissimo, è divertente, è molto molto interattivo e ti sfida, sei un sacco di merda, sei orribile, ma io ti voglio così bene, ti voglio bene a te e a te, a te. A te! 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 E a te! Caro, caro, caro California Games! E te ne abbiamo passate tante insieme. Sei stato il mio primo gioco brutto, la mia prima recensione orribile, la mia fonte di ispirazione, la mia musa ispiratrice. E io per questo non ti ringrazierò mai abbastanza. Sei un gioco spettacolare, California Games. Fai schifo e per questo io ti adoro. E poi...
Non dirlo a nessuno, ma siamo ancora in business. Ha 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 ha